Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eccoci con un nuovo video della categoria profumi estivi. Un profumo che ha un nome che è tutto un programma, si chiama Sun, di Gilles, non so se si pronunci Gilles Sander o Gilles Sander più alla francese, non lo so. È un profumo che in realtà non conoscevo e ne ho sentito parlare su, non mi ricordo se era Jumi, secondo me era il gruppo di Ajumi, vi ho già parlato di questo gruppo di amanti dei profumi. Probabilmente era lì, o lì un altro gruppo in cui si parlava appunto di profumi classici estivi, non mi ricordo se si parlava di cocco, insomma, profumi che sanno proprio d'estate. Era stato nominato questo, io non lo conoscevo visto che su Amazon si trovava a poco, non mi ricordo esattamente quanto l'ho pagato, tra i 20 e i 30 euro, credo. E ho detto: ma sì, proviamo. Allora, vi leggo la piramide perché in realtà è complessa come struttura. Vediamo cosa troviamo. In testa abbiamo zagara, quindi fiore d'arancio, frutta, agrumi e legno di palissandro. Mi stavo impappinando. Nel cuore troviamo l'anghinang, eliotropio, iris, rosa, altri fiori. Vedete, è una struttura abbastanza complessa. Quindi abbiamo una testa agrumata floreale, ma anche un po' legnosa, c'è un po' già di tutto dalla testa. Nel cuore tanti fiori, il Ylang Ylang, che è forse il fiore insieme al Tiare che più ci riporta all'atmosfera tropicale, quindi all'estate come mood. Però abbiamo anche l'iris e l'eliotropio, che invece sono molto più polverosi, morbidi, tutt'altro genere di fiore. Quindi anche già nel cuore troviamo un mix. Nel fondo abbiamo vaniglia, benzoino, ambra, tonka, legni, tabacco, c'è tanto anche nel fondo. Una struttura quindi bella importante. Allora, me ne sono messa anche questo sulla carta, ma l'ho indossato già parecchie volte. Sulla carta già si sente poco. Ve lo dico subito, infatti, prima di dirvi qualunque altra cosa, che purtroppo la durata di questo profumo è abbastanza bassa, almeno su di me. Dico sempre questa cosa perché da una pelle all'altra cambia veramente tanto, non solo l'evoluzione del profumo, ma anche la durata. Su di me questo purtroppo dura molto poco, tra l'altro il profumo qua su oggi, quindi me lo posso anche rispruzzare volendo. Allora, diciamo questo, io in questo caso ho fatto un blind buy, quindi ho comprato il profumo senza averlo mai annusato, solo perché se n'era parlato, visto che comunque non costava molto, ho guardato la struttura, ho detto dai, mi piacerà bene o male. E di fatto mi piace questo profumo, ma è molto lontano da quello che io avevo immaginato e da quello che mi aspetto da un profumo che si chiama Sun. Non è un profumo che, nonostante avete visto, c'è l'Ylang Ylang, ci sono gli agrumi, ci sono, cioè, caratteristiche volendo da profumo prettamente estivo. Per la mia percezione, non è così tanto un profumo che sa d'estate. È un floreale con una struttura anche che in certe cose mi richiama al vintage, vi dico la verità. Per me ha un sentore vintage. È il modo migliore in cui ve lo posso spiegare. Mi rimanda questo, soprattutto all'inizio. Dopo poi si modifica un attimo. Mi dispiace veramente tanto che abbia una durata bassa perché mi piace come profumo. Io ve l'ho categorizzato come profumo estivo perché nasce con quest'idea. Ed effettivamente non so se su un'altra pelle la resa sia diversa. Su di me si sente tanto il floreale. È un bel bouquet di fiori. Come si faceva una volta, ecco. Molto ricco, molto molto ricco, in cui tutti questi fiori, legni, il fondo anche così ricco, si mescolano e creano un qualcosa di, oserei dire, opulento quasi. Sì, però ribadisco, per me questo non è un profumo che richiama l'estate. Quindi lo indosserò sicuramente perché mi piace, anche se non dura molto, però mi piace il mix. Però ecco, Sun, non l'avrei chiamato Sun io questo. Non so se è perché magari su di me prevale qualche componente sull'altra e quindi diventa così.
Non credo sia assolutamente un profumo recente. Se qualcuno di voi lo conosce e invece mi può smentire dicendo no, assolutamente, l'Ylang-ylang si sente un sacco, è un profumo super estivo, lo scriva pure qui, perché può essere utile per le altre persone che guardano il video. Io non mi sento di dirvi che è un profumo che sa di sole e mare, perché non lo è. Per me è un ottimo bouquet floreale, bello intenso, corposo, con il fondo anche complesso, cioè è uno di quei profumi che, vi ripeto, per me sa un po' di vintage perché hanno tutti questi elementi mescolati senza che nessuno prevalga, in quel senso. Secondo me oggigiorno si tende di più a fare venire fuori un elemento, non dico uno solo nel profumo, però magari nel cuore o nel fondo, cioè far sentire più qualche nota principe. Invece questo profumo è appunto un'orchestra di note dal sapore un po' vintage per me, sì, ha quell'odore un po' di vintage, quindi potrebbe anche per questo non piacere a tutti. Però, siccome mi rendo conto che potrebbe essere solo l'evoluzione che ha su di me, visto che nel gruppo dove ho conosciuto questo profumo se ne parlava come profumo estivo, io l'ho categorizzato come profumo estivo. Fatemi sapere la vostra esperienza, se lo conoscete o no. Costa comunque poco, quindi vi potete azzardare, se volete, a comprarlo. Vi ripeto, comunque anche dalla struttura, dalla piramide, vedete quanti fiori ci sono, quanti elementi ci sono, quindi viene anche spontaneo da un certo punto di vista non aspettarsi il profumo che sa di crema solare, di ylang-ylang e cocco, anche se si chiama Sun, come non viene ad aspettarsi neanche un profumo marino, non ha nessuna nota di quel tipo. Diciamo che mancano, o un agrumato, cioè mancano le caratteristiche fondamentali, secondo me, che fanno dire subito ah, profumo estivo. Però nasce così, quindi ve l'ho categorizzato così. Ecco, fatemi sapere se vi incuriosisce oppure no, se secondo voi dovrei cambiare forse la categoria. Magari potrei mettere un altro nome, però mi sembrava più, mi veniva naturale metterlo come profumo estivo. E ci vediamo alla prossima.